Il pirata, via! Al buon vento. Indossi vestiti d'assassino, ma non conosco il tuo volto. Mi chiamo Kenway. Devo dirti che il tuo rifugio è in pericolo. Sì, ho notato uomini sospetti qui attorno. Credo che lavorino per un templare, un certo Upton. Potresti eliminarli per me? Beh, se mi offri qualcosa, potrei anche. Per caso non sai niente di una chiave templare, vero? Di sicuro è in mano agli uomini di Upton. E io so dove sono. Allora siamo d'accordo. Quando già sta facendo contrabbando? Lo so che sembra assurdo, ma chi può dire? Smercio di contrabbando. Eccoli là. Salve. Fermo! Sono Upton Travers, capo del rifugio. Cosa? Ma Vance è... Mio fratello, lavoriamo insieme. E non erano templari quelli che hai ucciso, erano i miei uomini. La colpa non è mia.
Ordini di tuo fratello. Vuole forse il mio posto? Non lo so, amico. Cerco solo una chiave templare. Una che? Ti prego. Tu devi dirmi tutto quanto. E perché dovrei fidarmi? Ci vediamo al rifugio. E la capirai. Va bene. Che l'amore abbia completamente rimbecillito mio fratello. Parti dall'inizio, amico. Di recente abbiamo incontrato una donna formidabile. Jean Lange, una piratessa giunta dall'estremo oriente. Interessante. Lei e Vance sono ormai inseparabili. E perché mi ha detto che i tuoi uomini erano spie? Beh, per via del tesoro. Eh? Abbiamo una mappa, ma divisa in due. Vieni. Mi vedrò con lui. Se userai discrezione, potrai sentire tu stesso. Seguimi da lontano. Se ti vedono, sei la mia guardia del corpo. Ci sono molti ladri pronti a tutto, pur di avere anche solo metà della mappa. Vai. Quando arriva, seguici. Buondì, fratello. Buondì, fratello, se posso chiamarti tale. Perché? Come vorresti chiamarmi? È strano, forse. Ma non so più chi sei. E le voci che girano in città sono degne di credere. Pare proprio che tu abbia intenzione di uccidermi. Abton su! Non vorrai dare retta alle male lingue? Nassau è piccola. La gente qui trasforma ogni storia in melodramma. È il dramma familiare che voglio evitare. Giusto, fratello. Nulla lega più della famiglia. Chissà il cielo se non abbiamo abbastanza a fare in ballo tra noi. Hai ragione, fratello, è proprio vero. E che grossi affari. Sicuro nessuno di noi due. Vero, vero. Ora dimmi, ce l'hai qui? No, la metà della mappa è tenuta. Io non credo che... Una tenuta, Travers. E piantagioni. Basta con il contrabbando. Basta trasportare quei carichi. Basta rischi. Perché non farlo? Ma avanza. Sei sicuro che andrà tutto come credi? Cosa vuoi dire? Stai meglio di me, e sai bene che è una donna migliore, che ama il mare e le sfide, e come si adatterà alla quieta vita domestica. Jing non è certo affar tuo. Vance, tu intendi sposarla? Certo. Mi addolora dirtelo, ma non credo che lei ha consentito. Eh? Beh,
bene il suo. In aggiunta alla sua natura, io non credo affatto che sia chi dice di essere. Sei geloso? Geloso? No! Sì! Mi preoccupo solo per te, fratello. Sei sempre stato il figlio perfetto, il preferito. Non sopporti che lei abbia donato il suo cuore a me senza nemmeno degnarti di uno sguardo. Tu la detesti. Non la detesto, ma non mi piace. Ascoltami bene. La sposerò. Ti ucciderò se devo. E avrò la tua metà della mappa. Così il mondo saprà chi di noi due vale di più. Addio, fratello. Cosa dirò al mio ordine? Non saremo liberi finché non l'avrò, lo sai. Sistemerò tutto. Dammi tempo. Ancora? La realtà ti rende debole, Vance. Forse non sei abbastanza uomo da capirlo. Tesoro mio, è quasi fatta. Ho pagato un uomo. A breve la vita di Apton finirà e la mappa sarà nostra. Al suo posto. Ma non aveva tanti testimoni come ne ha Nassau. Fidati, sta agendo ora. In questo momento. Nulla potrà salvarlo. I promise I'm heaven sent. Voi! Edward? Mi sa che ti ho salvato la vita, amico. Vance, ha detto che mi ucciderà. Credevo fosse Lyra. È mio fratello. Nonostante le tue parole, speravo ancora di sbagliarmi. Sei al sicuro per ora. Ma forse allontanarti da Nassau potrebbe farti bene. Dio, amico, che ti è successo? Non posso andare avanti. Mio fratello, un traditore. Quella donna, un templare. Non ho famiglia, né una moglie. Perché dovrei vivere? Eh? Che mi uccidano! Non sai cosa stai dicendo, amico. Ti porterò al sicuro ora. Che senso ha? Il fatto è che voglio la chiave. E tu mi servi vivo. Hai delle informazioni, quindi ti voglio sobrio. Tu sei un vero amico. Vieni qui, ti ammazza! Cosa c'è da guardare? E tu, laggiù, faccia di merda! Che cosa hai detto di mia madre? Ho detto che è adorabile. Dentro e fuori. Ah, e tu come fai a sapere? Ma se lo sanno tutti. Ecco fatto, l'ho detto. Fatto i denti. E ora cercati di su.
Di qua. La Chiesa! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Ehi, il Padre, il Figlio e lo Spirito. Com'è che continua? Cerchiamo di muoverci, eh? Il Padre, il Figlio e dobbiamo andare. No, non è così. Che importanza ha? Ma no! Cosa importa? Niente nella vita importa. Dobbiamo andare. Muoviamoci. Ma chi sono queste donne? È il modo di corteggiare una signorina. Mi ricordano tanto quella donna. Sono le muse o le furie? E chi lo sa? Signora, che vi è successo ai denti? Che vi prende? Non voglio. Vieni con me, amico. L'amico ho bevuto un po' troppo. Upton, amico, no! Le guardie! Ci sono le guardie qui! Vai via! A quelli non piacerà. Ho detto via! Devo pisciare! Ora va bene. Ora basta! Cosa? Perché non mi lasciano nemmeno pisciare da solo? Non voglio farti da me. Va tutto bene, amico. Aiuto. Deve solo passarti la sbronza. Sei al sicuro qui? Non si è mai al sicuro. Ma ho degli amici qui. Tranquillo. Bene. Cosa penserai adesso di me? Ho detto cose imbarazzanti. No, amico. Parlavi come un letterato. Il tradimento rende filosofi, giusto? Tu pensa. Una templare. Mio fratello sposa una templare. Dubito che succederà mai. Ho tanta paura per lui. Oh, ti prego, devi salvarlo. Riprenditi ora. Ne riparliamo domattina. Sei un vero amico, Kenway. Stai decisamente meglio. Passata la sbornia, ho cominciato a capire. Jing ha rovinato mio fratello e deve morire. Ma anche Vance mi ha tradito. È un assassino. Pagherà il tradimento con la morte. In ogni caso, uno dei due ha la chiave templare. Tu sei troppo sconvolto. Lascia che ci pensi. Ti dirò dove puoi trovarli.
te ne intendi. Jean Grande, carne e ossa. Gli avevo detto di non fidarsi! Traditore! Ma io non farò la sua fine! Impossibile! La regina dei pirati, Jing Lang, uccisa da una falsa mappa. Sono stata arrogante. Davvero? Sì, ho rubato quella vera, le due metà. Ce l'ha mio marito. Tuo marito? Un uomo migliore di tutti loro.